Sesta corsa dall'Arcoveggio, Gran Premio Continentale Filly, 88.000 euro di dotazione. Lo schieramento: Sudafrica, J-Bay, Zona Da, Zoe Griff Italia, Zara, Zarina Rock, Zimajet in prima fila, Ziguli dei Greppi, Zanzibar Wise S, Zabriskie OK, Zarina Daniel, Zealand S, Zoe AMG in seconda. Scuderia fra Zanzibar Wise e Zabriskie OK, favori in chiusura per Zealand S, corsa comunque apertissima, macchina che accelera, partita in questo momento con Zoe Griff Italia attaccato da Zara. Zoe Griff Numero conquista la testa 2, nei confronti di zona Sudafrica da, J-Bay. Ha sbagliato Zona squalificato. Da, ha sbagliato Numero anche 9, Zabriskie OK. Zabriskie, ok, E quindi al squalificato. comando Zoe Griff Italia. Zara cerca di sistemarsi in seconda posizione, ma serra sotto Sudafrica J-Bay. 200 iniziali in 13,4 e Zara si sistema in terza posizione davanti a Zarina Rock. Così gruppo molto allungato dopo i primi 400 metri di gara che Zoe Griff Italia percorre in 27 e 7. Ufficiale 28 appena abbondante sul mio cronometro. Vediamo il passaggio al completamento della seconda piegata con Zoe Griff Italia che continua a guidare a grande andatura. I 600 iniziali in 42 e 4. Va via di Lena. Zoe Griff Italia in seconda posizione. Sudafrica J-Bay. In terza rimane Zara, impossibile risalire all'esterno per il momento, con un giro iniziale in 56 e 8, mentre al largo sono Zarina Rock e Zanzibar Wise AS. Continua a fare corsa per proprio conto Zoe Griff Italia, che completa un chilometro stratosferico in 1:11 e 3. Seconda posizione per Sudafrica e J-Bay, che cerca di ricucire il gap a 500 dalla conclusione. In testa c'è sempre Zara, impossibile risalire all'esterno. E siamo a 400 dalla conclusione, con in vantaggio sempre Zoe Griff, ma ora non va più di gas e viene presa sotto tiro da Sudafrica J-Bay, che però salta via a metà della curva finale. Numero Ha 1, sbagliato Sudafrica Sudafrica J-Bay, J-Bay e così squalificato. avanza con decisione Zoe AMG in terza ruota, anticipata da Zara. Retta d'arrivo con Zoe Griff Italia, che ha speso il meglio, è a centropista. È Zoe AMG che prende il sopravvento e viene a vincere. Il numero si è anche staccato, ma non importa, la vittoria è per Zoe AMG. Mentre al secondo finisce Zanzibar Wise AS. Andiamo a rivedere le fasi finali con Zara che va all'attacco di una Zoe Griff Italia che ha dato il meglio e a centropista emerge Zoe AMG con Gaetano Di Nardo, numero 12 dello schieramento, quota shock di 64,80 al totalizzatore, estremo outsider anche a quota fissa, ma una corsa che è venuta via su ritmi decisamente impensabili. Poi l'errore di Sudafrica J-Bay quando sembrava potersi avvantaggiare in maniera decisiva a 300 dalla conclusione. Lo rivediamo in questo momento, l'errore di Sudafrica J-Bay. E così dalla quarta posizione in quel momento alla corda, lo scatto decisivo di Zoe AMG che passa nel finale e vince. Gaetano Di Nardo dunque a segno per il training di Raffaele Chiaro, la quota 64 e 80.